Vabbè, ciao amici, oggi il vostro grandissimo... Dov'è il pettine? È qua. Il vostro grandissimo Marco Drums Games imparerà dal figlio. Normalmente, come tutte le cose, i genitori insegnano ai figli, e invece oggi sarà il contrario. E chiaramente, per iniziare a bomba... Quello lì non è così. Infatti fa male boia, fa Sì. niente. Tienila su, tienila su, tienila su, fa niente. Iniziamo con la sigla. Tan, ta-ta-ta-dan, ta-ta-ta-ta-dan, tan, ta-ta-ta-dan, ta-ta-ta-ta-dan, che è la mitica sigla di Marco Drums Games. Non ce l'abbiamo ancora, quindi stiamo in elaborazione di sigla, eh? Oh, allora, ciao Stream Elements, come stai? Sound Alert, sono amici loro due, eh? Sono amici perché arrivano sempre insieme. Allora, come avevo detto più di una volta, io adesso darò il microfono al grande Zaneboy che ci spiega anche il gioco in maniera un po' però non troppo pallosa, cioè ridiamo, scherziamo anche per capire come si fa. E intanto fai imparare al tuo papino Papozzo come si Guarda, se vuoi gioca perché faccio schifio ti a spiego questo super gioco. minimal. Minimal Ok, essenziale. devi fare il generatore scappato. Qua, metti io un punto e Devi fare il darti una generatore. pettinata, amore mio, perché sei tutto spettinoso. Sì, lo so. Oh ragazzi, che figata, sabato pomeriggio. Buonasera, Il papere. non fare come tua madre che mi mette tutte le cose lontane. Io ti ho dato un pettine, mi ridai un pettine. Ti Oh. ridò gli occhiali. No, gli occhiali li dai. Allora, facciamo quale personaggio? Devi insegnarmi, quindi vedi tu un personaggio, tanto per capirci. Intanto che arrivano i nostri amici, un personaggio di livello 41 rispetto a un personaggio livello 1, che differenza c'è? Livello 1. Sì. Ok. Allora, guarda. Guardiamo subito, Fammi capire che facciamo. tanto che entrano gli amici, mi Sì. spieghi un Allora, attimo. livello 1 ha solo un perk. Ok. Che vuoi che te lo dico in inglese o in italiano? Fai di inglese che tanto io so Ok. Twitch. Un perk, chiaramente se tu vai di livello ne hai 4, quindi hai Sì, 4 abilità. esatto. Ok, I quindi... perk, anche detti competenze, sono, diciamo, dei potenziamenti o Certo. delle abilità che puoi avere nel gioco. Se sei di livello 1 ne avrai Sei una uno che sarà schifezza. di Se livello 1, ovviamente. no, più sali. Fammene vedere uno di livello più alto. 50, Dwight. Invece di livello 50, Fammi vedere i vedi potenziamenti, che dopo parliamo. ce Oh, li ha già ecco. di livello 3, tranne quella di sé Ecco. che l'ha appena trovato. E tra Però l'altro è vedi, livello che cosa l'oro? È più figo ancora di quelli l'oro, di... no, l'oro è di livello 1. Ah. Poi 2 sarebbe verde e il 3 è viola, quindi Ah. è quello più E come potente. mai c'è uno da uno? Perché visto che giocava a Vittorio l'aveva Ah. appena sbloccato. Tipo adrenalina è un'abilità che serve che quando si abilitano le porte, cioè le uscite di fuga, tu se sei ferito o se sei a terra che stai Sì, te la spari pressionando, dentro e ti dà la botta di vita. sì, L'adrenalina serve per ti quello, tipo curi, qualcuno che sta male, gli sparano l'adrenalina nel cuore e si lì riarma. ti Fico, curi. fico, fico. Veloce, Colpo veloce. Colpo deciso, decisivo. dai, che lo fai? Ok, poi. Colpo decisivo Brava. invece serve che Beh, quando... non devi spiegarli tutti però, eh. Dimmi No, questi no, e ma poi dico quelli basta, eh. importanti, quelli forti. Un colpo decisivo invece serve quando il killer, se ti prende in braccio e tu sei già stato messo sul gancio, prendi il pugnale, poi Giusto, puh, e ti liberi. giusto, Poi batti. vabbè, cura di Ok. sé, ti curi. Ah, vabbè, questo io Qua lo pensavo. volontà di burro invece i dolori, i Ah, gemiti ok. di dolore si Cosa tu mi diminuiscono. diminuisco del 100% addirittura. Wow, molto raro. Ci Va sono bene, perk dai, che niente, fanno... niente, sì, che... Sì. Quello che c'è un cosino cos'è? Cosa? Quello sotto, c'è un punto che stiamo a Ah, chiudere. questa qua è la tela sanguinaria dove tu puoi comprare perk oppure add-on o oggetti oppure offering. Poi qua c'è Perché le... te sta lampeggiando di rosso? C'è qualcosa di nuovo? No, perché possiamo comprare. Ah, non compri niente? No. Ok. Qua invece possiamo cambiare la skin e mettiamo pronto. Ah, questa qua è il nuovo aggiornamento che l'hanno messo da poco. Ah, le maschere. Sì. Che nelle mappe adesso ci sono dei totem, diciamo. Sì. Oh, cacchio, mi ha fatto il microfono. Ci sono dei totem e
Questi totem ti danno, cioè, non so cosa fanno perché non l'ho ancora fatti, però dovrebbero fare qualcosa di utile. Siamo nelle logne. Ok, quindi qua Aspetta, sono. spostiamo la telecamera in un posto dove non c'è roba. Di là non c'è nulla. Vedi, Vai, là quindi abbiamo super power. 1.384 punti sangue. Wow. Quelli lì sono tanti. Sì, eh. Oh, cos'è questo? Sono le offerings. Ciao Ciao Giulia. Giulia! Oggi Marco Ciao Drago si è a Loki. riposo. Loki! Raga! Oggi sto imparando. Impariamo dai giovani. Ciao Giulia, grandissima. Come stai? Come stai? Come state? Come state? Uè, la Giulietta! Marcolino. Giulia! E dai, na 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 na
Saluta Giulia. Ciao Giulia. Nini. Ciao Giulina. Allora, hai salutato Loki? Io ho salutato Loki, sì. Okay. Ciao amico mio. Ah, vedi, poi lì di fianco ci sono i messaggi della community che adesso hanno fatto per il sesto anniversario. Sì? Ah, mamma mia, ragazzi. Spegni un attimo il... così un secondo. Arrivo, Aspetta, arrivo. No, non c'è niente. No. Cosa? Così. No. C'è niente. Vai. Allora, iniziamo. Deve rivedere tutto. Dovuto andare a aumentare la velocità del ventilatore, raga. Non so da voi, ma si muore. Ecco, questi qua sono i generatori. Purtroppo il killer ha questo perk che li blocca per un tot di secondi. Ah, che cavolo. Questi qua, balordo. Questi qua sono i bancali che appena c'è il killer tu fai... Boh! Io lo sparo in testa. Lo sparo in faccia, ci sta. E quindi... Allora, condividiamo la live bossa. Oggi gioco nuovo, ragazzi. Oggi gioco nuovo. Proviamo... Cioè, nuovo nel senso che non è uscito oggi. È un gioco vecchio come il cucco. Però è un gioco nuovo per il canale di Marco Drums Games. Ah, no, è la draga. Ma dovranno fare un Day by Daylight 2 o non si sa nulla? No, Day by Daylight non ci sarà un 2, continuerò. No. Adesso siamo già a 600 aggiornamenti circa. Ah. 601 adesso. Vecchio come il cucco. Vecchio come il cocco. È arrabbiata, Qua c'è un totem. Il totem. Con... I totem vanno purificati, Sì. Se il killer ha il perk che quando tu purifichi i totem fa... Ti vede, quindi poi dopo fa... E ti fa male. Per non dire un'altra parola. Purificazione, perché li purifichi? Perché lui perde di vita. No, no, il killer non ha vita. Però ecco, ecco, vedi quell'aura rossa. Quello lì è il nostro compagno che è andato a terra. Okay. Perché il killer l'hai visto ha solo fatto perché scopo. Lui ti ha hai purificato il totem, si vede sempre. No, si vede sempre. Okay. Ciao designer. Uè, ciao designer. Hello. Hello designer. Iscrive my channel, follow me. Thank you so much. C'è il killer vicino, infatti. Però devi dirlo a Brian che non c'era l'hub. Passando? Io ho detto che ce l'avevi. No. Quasi di fare la no? Allora, thank you so much. I'm not... Aspetta, aspetta, game design. Oh, follow me, please. Follow me, game designer, follow me. Allora, ti rispondo un attimo, One moment, please. Allora. Su Giulia gli rispondiamo bene, aspetta, Allora, vediamo se si iscrive prima di tutto. Subscribe my channel, Game Design. Design Express. No, ce l'ho dietro. Ah! È vero, è vero. Aiuto, scappa.
gioco è molto. Prende molto la vista, raga. Ma tu riesci a giocare tanto tempo questa roba? Oh! Dio, raga! E dietro! Oh! No! No, raga! Ma cos'è sto schifo? È la draga. No, ecco perché gli scassa i joystick. No, lascia stare di vincolarti. Tanto non riuscirai mai a vincolarti e mi impacchi. Non si sa. Durante il turno 7 c'è tutte le levette andate a quel paese. Ciao Lord, amico mio! No, è lì. Mi sta camperando. Ciao guys, ciao ragazzi. Yeah. È lì che ti sta guardando? Mi guarda. Sono un quadro. Allora, praticamente uno è morto, però ne ha già ammazzato uno, eh? Sì, perché quello lì si è fatto prendere. Aspetta un secondo, cari. Ah, tu lo fai apposta, eh? Oh, Andrea! Una sorpresa per te su Gran Turismo 7. Grazie, Andrea! Ciao, bello! Stasera, mi sentite bene ragazzi a livello di volume? Stasera, amico mio, facciamo Gran Turismo 7 perché arriva mia moglie, eh? Arriva Carla. No! Oh, lì c'è, sopravvissuto. Il mio amico, il mio compagno. Questo cosa stai facendo? Adesso mi sto divincolando. Ah, ok. Grande Andrea! Hello! Bella Andrea! Aia, mi stavo. Vai a vedere Andrea! Se stai giocando a Gran Turismo 7, le prove sul circuito. Aspetta che vediamo un attimo se lo becco. Questa partita era di prova. Sì, beh, ma no problema. Allora, al Nürburgring. Ma non mi dice qual è. Qual? Cosa? Quando dove? Live sul canale Porto Dragon Dogma. Bello, bello, bello. Anch'io ho finito la live. Voglio giocare a Dragon Dogma. È bellissimo, eh. Brava, brava Giulia, ti seguo, ti vengo a seguire. Allora, qua siamo. Siete morti già in due, porca sì. Miseria. E ti stavo dicendo, Andrea, che praticamente c'è un mio mega record. Ah, grande! Ciao, sono voi, grandissimo! Io stasera porto boh. Lord forse continua con un sindrome o altro. Ok, grande, grande Lord, bella, bella. Hai visto Andrea? Stamattina? Allora, ti devo dire che ho provato tipo 7-8 volte il primo pezzo, Andrea. No, mio amore. La telecamera. Allora, mettiamola qui. Il primo pezzo, Andrea, è terribile, terribile. La prima, Hello. La prima non riesco, ma l'ho fatta in miliardi di modi, dobbiamo farla insieme per forza. Che sono brava, ti seguo, faccio le cose mie, poi. Ok, bravo, bravo, bravo. Io non ti spoilerò nulla. Ok, bravo, bravo. Stasera vado e vediamo, Stasera alle 9 mi collego più o meno, devo andare a prendere Carla in aeroporto. Poi non so se gioca o stanca, comunque vabbè. Spero di sì, al massimo sarà qua con noi. E vado a vedere la sorpresa che mi hai fatto e vado a vedere anche. Se continuiamo a fare queste prove qui e poi tra l'altro non perdere uno forte così vinciamo, no? Quelli scarsi siamo, no? Quelli da tirare su lo tirate su nei momenti in cui non facciamo le live e come si dice e poi giochiamo online se si vuole, se c'è Sharderino, se ci sei te, se c'è qualcuno, giochiamo online. Raga, devo incominciare a camminare, eh? Quindi probabilmente qualche livettina, adesso devo fare un attimo la riprogrammazione nuova dell'estate perché sveglia alle 3. Ah! Ancora amico mio, cacchio. Che balle. L'aeroporto è così, ce l'abbiamo anche noi di fianco qua all'aeroporto, c'è un sacco di miei amici che lavorano e so che funziona così. Mettiamo la siringa antiemorragica, questo qua è 50. Con prestigio 3. Dai, giochiamo. Aspetta che metto la siringa antiemorragica. Che è l'insta heal. Quindi tu te la inietti
Poi ogni, cioè, poi aspetti 10 secondi e ti curi del tutto. Va bene. Senza lì aggrattarti la pancia. Ok. Ma anche io mi stavo grattando la pancia prima. Sì, no, perché i personaggi fanno così quando si curano e quindi io E per dico si magia grattano si la gratta pancia. la panza. Si Si grattano la grattano la buzza. panza! Si Dai grattano la ragazzi, buzza. dai ragazzi! Oggi è una giornata un po' così per Marco Dramsdin, si vede anche dai capelli, eh! Non ci stanno sti capelli, ragazzi! Non ci stanno, non ci stanno proprio. Allora, intanto il designer di prima è entrato, non mi ha dato il follower, quindi col cavolo anche se mi interessava gli facevo fare un disegno. Abbiamo mangiato io allora pasta con il zucchino, pomodoro a pezzi, secondo le paglie e terzo il salame, l'ho visto, il salame veneto, quello col cioccolato, che buono. Lo faceva sempre mia nonna e anche mia mamma, ma adesso mia mamma non c'ha più voglia di far niente, poverina, è anche stanca, ci sta, la nonna. Sì. Io spero che il nostro hobby si sente bene, raga. Spero di sì. Ok, ha trovato la partita, comunque le partite le trova una dietro l'altra, Sì. Sì, è solo che il problema è la lobby da killer, quello è il problema. Vedi che qua c'è un nuovo perk, rinnovamento, determinazione, peso piuma che ha il 2, volontà di burro che ha il E 2. come mai non ha comprato, non so che cosa ci sono da fare. Perché è già il 50 e ha già i perk rotti. Sì. Ah, quindi basta. Se Oltre a quello non serve più niente. invece vuoi proprio fare tutto, allora sì, devi comprare. Questo cos'è? E sono i flan del terrore. I suoi? Sì, dei compagni Ah. che mettono questi. Olli arrabbiatissimo, Olli. eh? Ciao amici e amiche! Dead by daylight, Daylight. daylight, 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 Dalla luce. dalla luce, ammazziamo i tush. Allora, io credo di non aver condiviso la live, eh? Devo andare a condividerla. Scritto una roba a caso. Dai, poi, ok, la giudice scrive in privato di queste cose, non ok. Dibu, dibidu, bu, bu. DBD. Di DBD. DBD. bu bu. DBD. 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 Allora ragazzi, ciao amici e amiche, benvenuti nel canale di Marco Drans col mitico Zane Boy che insegna al suo papino Papozzo come massacrare i mostri, eh? Massacrare. Adesso vado a vedere, amici miei. Che poi ci sono un botto di killer con il copyright, quindi non so se vediamo un killer con il copyright, non so se ce lo mettono. Penso che uno Però quando streama tutto. Ciao su. Beh, ragazzi! sì, no. Sono fatti loro, loro pagheranno quelli del gioco il copyright, mica dobbiamo pagarlo noi, credo. Ci mette un botto a far partire Eh sì, questo è il problema anche. Caricamento dalla partita. Ecco, stazione polizia di Raccoon City. Mitici. Allora, Oli. Sono i corvi. Vai Leo, grande Giulia! Allora, Grazie. Day Dead by Daylight. Dead by Die Ligget. Se non sai dire Dead by Daylight, devi dire DBD. Infatti di solito dico DBD perché si va prima. Allora, quell'altro mostro era tosto, eh? Quello lì è rotto. Oh no, è il killer che odio. Qual è questo? Quello che lancia i kunai. Che fa così. Fai le cose, non ti Scusa. sbagliare. Non ti scassa Io parlo. il trasformatore e poi dopo arriva Trasformatore. il killer. È un generatore. Non trasformatore. Questo è anche un gioco di meccanica, eh? Olli. Se lo metti proprio nel punto bianco fa più veloce. Sì. No, è tipo skill check eccellente. Una è morta, eh. Ok, un giorno è stato fatto.
Il nostro è quasi qua. Più della metà. Marco, un giorno possiamo fare un live già stati. Sarebbe? Che parli e basta. Ah, si può? Sì. Si può fare nel senso di sì? Non era inteso come. Perché non mi dava la schermata DVD? Che senso? Se non c'è scritto DVD, che stiamo facendo dei bagli reali. Poi vedere, verrà. Verrà, mi sa. Ok, già hanno fatto. E poi verrà, non lo so. O lo aggiungi tu o lo aggiunge dopo un giorno Twitch. No, quando gioco gratuito sono dentro già in gratuito. Così se non vai dentro nella schermata, credo che non viene dentro. Ciao amici! No! Eccolo. Hai visto? Eccolo. No. Aia. Aia. Sì, sì. No. È dietro. Aia. Bisogna parlare però di qualcosa di specifico, perché sennò di che parliamo? Aiuto, aiuto. Deve essere una conferenza, qualcosa. No. Aia. Tu hai i tuoi coltellini. Resta lontano da me. Vabbè, ci dici ce li ha. No, ce ne ha 12. Però quei non sembrano 12. Giuli. No, facciamo come avevo detto io. No, perché di qui? Perché la tira di qui? Possiamo fare quella cosa che dicevo di fare più giochi contemporanei anche. No, ma tanto non ce la fai di però. Questo senso. No, non farlo. Perché? Perché mi rompi i joystick. Non si spacca. Mi rompe a fare tutto. Così allora. Dopo si sminchiano, sì. Si sminchiano e quando vado in Gran Turismo va tutto scosso. Così. No, funziona lo stesso. Vabbè, tu non farlo. È una stronzata quella, dovevano mettere un tasto, non... Se vuoi dopo metto quel tasto che fa così. Sì, tanto che quello lì che me lo spaccato. Allora, guarda che bravo. Sfasciato. Sì, si rompono i giochi, cosa che... Sì, ma non così facile. Sì. Scusa, mi dici. Dov'è la... Siringa, dov'è? Siringa antiemorragica. Ok, vedi adesso lì c'è il simbolino, passano 10 secondini e poi voilà, curato, sì. Bello. Solo... Ne è una. Aspetta, ho perso il mio medikit. No, c'ho dietro. Fuori. Adesso comincio a lanciarti la roba. Ma fa un po' del cavolo, eh. No. Questi qua si nascondono. Oh, bene. Ovviamente questo killer è impossibile da... No. Sì, ma quelli lì si nascondono. Subito, no. No. Non ancora. Per questo che odio sto killer. Sì, è un po' un mix, sono un po' tutti i mostri, anche quelli veri, quelli con copyright. Jason, dei film. Film, no, non c'è Jason. Ciao ragazzi, mitici. Benvenuti Day by Daylight DVD. Sì, Giulia, dopo tu puoi far vedere chi... Ti fai vedere i killer che ci sono? Sì. Non ti curi? Perché mi stavo curando quello. Ciao Power! Ah, Power, lo so. Vedi che si gratta la pancia. Grande. Ciao ragazzi, eccomi di nuovo, grande Andrea.
Lo so, power, grandissimo. Diciamo che non è proprio horror, però sì. Allora, io ti ricordo, power qui! Eccolo, gliel'ho tirato in faccia. Quanti sei? Sì, però mi ha fatto male. Però mi sono curato, così almeno non andavo a terra. No! Ma c'è una casa che c'è via di fuga. Non è una casa. Però sì, non c'è via di fuga. Cioè, continui a girare in giro, ma no, è lì, davanti a te, cosa vuoi fare questa cosa? È lì. Aspetta, cazzo, non mi fai niente. No, perché l'ho messo? Muertos! Mega Muertos! Comunque Paolo, scusami, ti stavo dicendo che stasera Gran Turismo 7, domani Formula 1, eh? Quindi puoi venire tranquillamente. Voglio fare altre live con altri giochi, ragazzi. Giochi tipo Just Chatting, ecco, come dice la grande Julie, però con la schermata, col videogioco, un po' in piccolo, e far venire anche voi nella mia live. Cosa ne pensate? Vi darò un link di un programma che potete usare anche dal cellulare, e mettiamo la vostra webcam nella live, e così almeno commentate il gioco che sto portando, e si faranno più giochi, non solo una, due ore o quello che è della live con un gioco singolo, ma ne portiamo quanti ne vogliamo, decidiamo in base al momento che gioco fare tra i 1100 giochi che ho nella mia collezione. Chiaramente deve essere installato sulla disk, perché sennò non ce la facciamo. Sì. Allora, questa è la prima di prova, sicuramente sarà con Giulia Lord. Ah, ok. Paolo, mi dispiace, oggi abbiamo voluto provare a portare questo gioco qua perché funziona veramente tantissimo. E, io ti dico a questo punto di uscire dalla live tranquillo, non aver problemi. Però se ci sei, Paolo, stasera ti aspetto. Stasera giochiamo e facciamo un sacco di robe fighissime su... perché sei bloccato qua? Su Gran Turismo 7, ok? Dai, se ci sei stasera... Devi fare così? Sì, li sì, devi sì, girare? Sì. No, lascia vedere. Ah, ok. Se ci sei, Power, amico mio, ci vediamo stasera che facciamo una cosa tranquilla, Un sacco di robe tranquille. Allora... Sì, effettivamente questi c'hanno delle facce... Sì, allora, vediamo parecchie... i killer. Sì. Allora, li vediamo uno ad uno, grande. O così? Perché vedi che già... Diciamo... A risentirci. Ciao Power, mi raccomando, dai, stasera ti aspetto, Power, e domani c'è anche la gara 60 giri in Canada, quindi se vuoi venire a vedere e a chattare con noi e a farci una bella giornata insieme, ti aspetto domani, Power, e stasera, grandissimo. Allora vediamo un attimo, dai, allora velocemente, così senza neanche entrare nel, perché se tu clicchi cosa fa vedere, fammi vedere com'è. Così mi fa vedere lo schermo intero. No, dai. Vedi, poi faccio così, mi fa vedere bene. Andrea, grandissimo! Ma li fa vedere tutti? Il Mandriano, poi c'è l'infermiera, la più forte del gioco, dicono. La cacciatrice, tutti belli. L'ombra. Ciao Paolo! Ecco, ciao, questo qua già è copyright, questo. Questo è già copyright, ed è Jesu. Nini. Non è Jesu. Vabbè, sono nomi strani. È Michael Myers. No, ma non dire i gusti. Il dottore, il cannibale, anche questo copyright. L'incubo, questo è un altro che conosciamo tutti, sì, il maialino, anche questo, la trappola, Air Clown con la budde, lo Spiritus Prime, Spiritus Prime, e poi andiamo a giocare, la legione, questa sembra un po', ecco, questa qua è la draga, l'Onrio. Conoscono tutti, sì, l'artista che è del gioco, quindi non è copyright, okay. Cenobita. Copyright. Sì. Nemesis. Vabbè, copyright. L'ingannatore, quello di prima. Sì. I gemelli. Ah! La piaga. Esatto, bravissima. La piaga. Vero, il del boia. Il boia copyright, non so di quale film, però. Vabbè. È forte. L'araldo di morte. Loni. Questo è molto difficile da usare, Sì. Ghostface, vabbè. Vabbè, questo lo conoscono anche i... La malattia. Il Valentino, cacciatore. Bravo. Cacciatore. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Dai.
Cos'è che facciamo? Killer o... No, vai di... Sopravvissuto. Come vuoi. Tu sei capace anche di killer? Sì. Ok, killer. Facciamo una col killer. Va bene. Ragazzi, quale... Fai vedere i killer che abbiamo, facciamo decidere a loro. Allora, o abbiamo... Tu sei capace con qualcun Aspetta. Altro, no? 4, 8, 12, oh. 16. Da 1 a 16, raga, scrivete un numero da 1 a 16. Allora, fai vedere i personaggi. Guarda, quale ci vi vedo. Piace, ragazzi? Con i numeri 1, 2, 3, 4, i primi 4. Da 1 a 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16. Era gratis, scorso un mese fa. Sì. Sì, di BDC, ragazzi, c'ha 6 anni, eh. Giusto? Sì. 6 anni, che 6 anniversari, questo qua è il sesto. Quindi sì. Da quando è stato creato. E poi tra l'altro lei c'ha una gamba tagliata. No, direi. Anche le braccia. Anche le braccia. Tutto tagliato. Stiamo a comprare i giochi. Beh, ma credo che costi pochissimo, Giuri. Cioè, sinceramente. Perché è un gioco vecchietto, C'è un pacco che ti dà già un sacco di roba, che veniva sui 39 euro, mi sembra, però vabbè, lì ti dà un sacco di kill, un sacco di roba. Puoi cominciare benissimo col pacchetto base, Allora, dai, scrivete un numero da 1 a 16, ragazzi, Giulia, Andrea, tutti quelli che sono dentro adesso, da 1 a 16 per il killer, 7, vai di 7. Allora, 4, 5, 6, 7. No, la tipa, maiale. Maiale. No, sopra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la seconda fila. Quale? Quello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo. Ah, sì, la strega. Allora. Dai, adesso facciamo col 7 che è il primo. 5. Lucas! Il 2, il 2. Vuole. No, aspetta, dobbiamo fare quelli che ci sono di più. 7, 3, 5, 3, 2. Pure Giulia che ripete tre volte le cose. Ah, è vero. Vabbè, allora... Fai 7 che è il primo Andrea, dopo facciamo col 2 che ha detto Andrea e col 3 che ha detto Giulia. Dai, allora. ognuno. 7, poi 3, sì. Poi 5, poi 2. 7, sì, sì. Lei la dobbiamo livellare perché non abbiamo niente. Questa? Ma sì, è tanto per fargli rivedere, mio amore. Beh, sì, ma non facciamo niente. Sì. Vabbè. Ok. Oh, che bello. Tutto completo, Questo poco adesso? Sì, questi qua costano poco, poi dopo appena si arriva... Vabbè, almeno a livello 5. Oh, vediamo la scatola misteriosa. Memento mori, memento sbucci. Bello? Sì. Quello là puoi uccidere la gente. Luca! Direttamente. Amico Luca. Non è scritto dottore oggi o roba. Slot 2? Sì. E così possiamo avere due per. Marco mi sta scassando. Questo gioco. Oh, che bello! Dai! Davvero? Ah, ce l'aveva allora, grande! Grande, Giuri! È difficilino, ti dico la verità. Vero. È difficilino. Però è bello, è molto bello. Tu adesso vedrai Leonardo giocare come se niente fosse, ma ti dico che non è così, è bello tosto. Lucas! Ah, grande, siamo ultra! Perché non fai quello verde? No, perché non serve. Ah. Avevi giochi difficili, mi gustano. Ok, ci sta. Tra l'altro si possono comprare anche i personaggi, singolarmente, ragazzi. Se vi piace il personaggio, mi andate a comprare solo quello. Che tra l'altro, se vi interessano adesso con i Games of Summer, sono tutti fatti Elden Ring e Sekiro. Infatti si stava facendo, Andrea, si stava facendo Elden Ring, la Giulia, e faceva anche ridere perché... muore spesso la nostra amica grandissima, però è bello dei giochi è morire, bellissimo. Ma non perché non lo faccio così, no, ne abbiamo un milione. Poi iniziamo a fare anche il Dark Souls. Esatto, era Dark Souls, non era il Dark Ring. No, Dark Souls. Che hai fatto anche il Dark Ring, Giulio. Ma non adesso tutti i personaggi li faccio più adesso. Però. No, faccio fino al 10, così almeno possiamo tenere 3 perk. Detto questo. Anzi no. Se no che spende un sacco di ricordi. Questo. Giochiamo. Sì, ho messo pronto e adesso deve cercare la lobby. Sì, però l'ho lasciato subito. Difficile, vita mia, difficile. Allora, breakfast è pronto, raga. Possiamo farci delle mega cosa? Come finisco Sekiro voglio fare il 3. Grande. Voglio breakfast, è quel gioco lì dove si scassa dappertutto, raga, quindi si può fare anche
portare in live breakfast. Tieni dentro nell'orecchio. Sì, sì, stava cadendo. Allora, sta cercando la lobby. Chiaramente è un gioco tutto online. Fa sì. Un caldo becco, ragazzi, che ho due ventilatori addosso, eh. Dragon Dogma, vedrai, Giulia, che ti piacerà di brutto. Io quando stacco la live adesso credo che vado proprio a giocare a Dragon Dogma. L'ho visto anche i video, Andrea, però i manageriali a me non piacciono tantissimo, ti dico la verità. Basta, se no spendi troppi soldini. È partito. I Formula 1 manageriali non è che mi fanno impazzire, ti dico la verità, però... Però stanno facendo un sacco di giochi fighi, Andrea, eh? Allora... Sekiro è riuscito a farlo, trovo bellissimo, ma col tempo molto più difficile dei soliti Souls. Sekiro è tosto, eh? Sekiro devi imparare a studiare bene i personaggi, perché se non impari bene... Ammazza, due giochi importanti, uno di loro rischi di essere lasciato per sempre. Effettivamente, non lo trova? No, non carica. Si è inchiodato? Sì. No. Non fa altro? Fai troppe cose, no? Cosa, troppe cose? Si incasina quando si fa la live. Sì. Se fai così apri solo la roba, però la lobby non la trova. Non c'è un menu, non c'è niente. Questo qua è il menu. Caspita, raga, si è inchiodato. Dobbiamo fare come Fall Guys, che mettevi in pausa la live, dobbiamo riavviare. Ragazzi, rimanete tutti dentro, stacco un attimo la connessione, ricarico il gioco, rifaccio la cosa, ma non andate via, rimanete dentro così ci vediamo fra due minuti, si è inchiodato tutto. Un minuto ragazzi, fate un attimo di pausa ma rimanete tutti dentro nella live, amici miei. Ciao ragazzi, ci siete? Sì, ecco. Ecco qui, scusate. Adesso andiamo direttamente nel gioco subito, eh. Fai con le cose neanche... Cosa? Con gli altri, per quelli a quattro. Perché mi sa che con i mostri si inchioda anche, se no dobbiamo fare 50 volte così. Allora, andiamo, mi sono sempre chiesto chi è l'uomo della live interrotta. Questo della live interrotta. Grazie ragazzi, purtroppo è l'online, anche a altri giochi, a Warzone e a Fall Guys succede la stessa roba, si inchioda il gioco, una roba veramente incredibile ragazzi, siamo qui che dobbiamo andare sulla luna e con le navicelle riutilizzabili e si inchiodano i giochi vabbè, la San Perro, Madonna, vedete i tempi di caricamento di sto gioco, mi ha già fatto girare le scatole, vi dico la verità. Andiamo subito a giocare con l'altro, almeno giochiamo qualcosa.
Ok, sopravvissuto, vai, vai su come. Raga, non facciamo i mostri. Si inchiodano. Esatto, Giulio, mani nei capelli. Stasera ci facciamo un po' di Gran Turismo. Scegliene uno forte. Prendo uno, cioè tutti sono forti con i perk giusti. Non esiste uno. I mostri, esatto. Dai, non bazzicare troppo perché sai che si inchioda nella live, eh? Se sta cercando la partita non è come quando sei non in live, c'ha tutte le cose che da gestire anche proprio della live stessa e si inchiodano. Ok. Fica. Vai. Ok, pronto, 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 pronto. No, dai, non c'è nessuno. Caricate solo uno. Sono in due. Che è passata la cervicale? Un po' sì, amica mia, un po' sì, grazie. Non è la giornata giusta questa qua, infatti. Un po' così, però. Problemi al cervicale, raga, quando si diventa vecchi. 11. 11, Leo. One does less. Non riesco. 4, 8, 12, 16. E la partita non comincia. Caspita. Dai, gioco. Mi sta a fa. Scusate che sei pure più alto di me. Bello altino, alto come me. Sì. Ho superato la mia prof di arte. La prof d'arte ho superato, bravo, bravo. E anche la nonna da un bel po'. Sì. Ho raggiunto mia madre. La mamma sei alta come la mamma? Sì. Marco, ne parliamo? Bravo, 33, 30, si sono ghiacciati. Eh sì! Che qualità lì. Hanno dato il baby? No. Ah, devi andare su perché qua siamo ancora in fondo, se non sbaglio. È il massimo, quindi quando arrivano arrivano da qua e qui arrivano dal basso. Date i pettini verdi ai bevi amiche. Allora diciamo che l'ho già fatto io, mio amore. Vai, bevi così abbiamo bevuto e ci siamo autodati. Basta, solo è un pettinino verde, dai. Sì. Oh, guarda che te fa la Giulia, vediamo. Ti senti come quelle moto in questo momento. Andrea, Giulia vuole un bacino. Davvero? 12.000? Mua, 3 bacini sarebbero 36.000, però cosa? È un bacino, 12.000 amici qua. Io ne ho dato 3. Tre alla Giulia. 12.000. 10.000 forse. Quanti Bitcoin è, Giulia? Ah, dai, ripariamo sto mega trasformatore. Transformer. Ah, Lord. Annuncio importante. Ragazzi, questa sera alle ore 21 giocheremo a Gran Turismo 7 con il prove sul circuito, i tracciati, i prove sui tracciati, non mi ricordo neanche di come si fa. Ok raga, questo è importantissimo, questa sera facciamo Gran Turismo 7. Oh no, è la legione. Porca! Vabbè, ma... Cioè non si scampo contro il killer, non... La prossima la faccio io, voglio provare, Ok. Sì, ma sei sbagliato tutta scolata, non ti ha curato di tutto. No, mi sono tolto la malattia. Che la... Allora, lo scopo del gioco, raga, è... Ai. Ma che l'ha rotto? L'ha rotto come prima? Sì.
Aia, non t'avevo visto. Cioè, pensavo che era venuto. Costa 12.000 bitcoin, esatto. No, costa 120.000 bitcoin. Ho fatto male. Leo, a te non piace il Gran Turismo? No, mi piace, però... Ti piace, ma non ci gioco. Non ci gioca tanto. Il tuo gioco preferito? Del bello. Day by Daylight. Solo che da Xbox sono un po' più abituato, in realtà. Sì, sono un po' più abituato ai giochi da Xbox, perché qua infatti sto facendo un po' cagare. Grazie. Prego. E lì è, qua a sinistra, l'ho visto io da lontano, non l'hai visto? No. Però ho fatto molto stecchito che mi ha salvato. Era la seconda volta che fai il bancare prima. Sì. Devi passare il bancare per farlo. Ho capito, però mi prendeva lo stesso. Sì. No! No, non svincolate, via. Fatti il parco di me. Ti ho aggiunto su PSN. Grande Andrea! Allora, dai, questa è un'altra partita andata all'inizio. Sì. Non è molto divertente per i miei gusti questo gioco, eh? Sì, se ti puntano. Sapete, ragazzi, cosa volevo provare? Poi ditemi cosa ne pensate. Apex Legend. Cosa ne pensate se portiamo un po' di Apex Legend? Lo so, Giulia, ma... mi sembra un buon gioco... È vero che sono in 4 contro 1, ma i killer sono troppo forti. Troppo forti. C'è anche degli youtuber che fanno tutto il giorno sta roba e... è una roba incredibile. Che cosa metti a scaricare, Loki? Apex Legend? Spero che mi dici di sì. O di By Daylight. Cosa scarichi, Loki? Ah, sì. Va bene, dai. Scarica Apex Legend. Esatto, esatto, esatto. Anche tu sei di Zen, eh? Mm? Zen. Sì. E ti dico la verità, Andrea, non riesco a capire come faccia a giocare tutti i giorni a questo gioco. È una cosa che è tipo andare al lavoro, credo, per lui ormai. È diventato... Ah, scusa, mio amore. Non tira su. È come... Io ci giocavo Apex. Ok, dai, dai. Apex ci sto. Apex ci sto. Anche perché è un po' come, come Call of Duty, insomma. A me non piace. Dai, puoi scaricarlo anche tu, Lord, eh? Possiamo giocare anche col sciarderino e... Allora. Che cosa è successo? Non cliccare Marco, tasto. Marco, a me, sincero, troppo futuristico. Cosa? Lo so. Lo so, troppo futuristico e... Senza il plus credo proprio di no. Ciao amici! Andiamo con Day by Daylight. Subito mi ha fatto vedere un po' come si gioca il grandissimo Zane Boy. Adesso con un bel sorriso che ci farà. Sì. Sì, sì, esatto, esatto, esatto. R4-5HR è come quei cosi di Star Wars, R2B2, R4DO. Andrea, infatti una volta Loki mi ha detto: ah sì sì, StarCross lo scarico su Xbox, c'è StarCross, sì, penso di sì. Di Apex c'è il cross tra console, sì. Crossplay. Sì, sì, c'è Lord. Sì, io ho giocato con mio amico Fabio che era da Nintendo a Xbox. Da Nintendo X. Addirittura, figurati. Da Xbox X a Nintendo. Però non mi piace. Apex? No. Non mi piace. Beh, se non gli gusti, noi lo facciamo anche per i nostri follower. Che poi pensavo fosse un nome figo a te. Vabbè, in inglese significa razione di pancetta. Cosa? È il suo nome R45HR. È figo. Buona pancetta. Razione di pancetta. Wow. Marco, sto sparando. Oh cacchio, Giulia, ci credo, mangi un bordello. Povero Lord. Povero Lord. Certo che
È una bella impresa se cominci a sparare già di pomeriggio che io ti convinca Lorda a sposarti, amica mia. Sì, l'ho scaricato. È già scaricato Loki. L'ho scaricato stanotte. Vedi che mi ricordo quando voi scrivete sulla chat. L'ho scaricato stanotte. Breakfast Dirt 2.0 e ho scaricato anche sì, in settimana lo facciamo. E ho scaricato anche è quello del re del Dakar, Parigi Dakar. La Paris Dakar. Allora, rec. Eccolo qua. Porca loca. Ma no, World Warship. Ma bene, ma mi sono finito il bello del coppio. E beh, insomma, però mi stai condividendo le robe brutte te, eh. Na, serio? Com'è? Breakfast? Il breakfast è una figata, eh! Non lo sai, lo davano anche col plus. Partito. C'ha 185.000 follower ma 26 spettatori, non lo sta facendo nessuno. Allora, dimmi un attimo. Ah, Parigi Dakar, Chi è sì, pronto Andrea! questo? No, non c'è Oh, chi. Non cazzo! Allora, Parigi Dakar costa 1 euro se ti può interessare, eh! Sì, puoi ma. andare di lì. Vabbè, ma è già qua! Vabbè, non ti ha visto. Non so come, però. Scappa, 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 non andare. Generatore R1. Poi appena c'è il cerchio devi fare L1 quando è in quella barretta là. Davvero? Beh, sono 1 euro. 1,99 euro in realtà. Porca! Devi scappare. È quello. Sta Ciao, venendo. Charger! Sta venendo. Porca loca! È quello. Parigi Dakar, sai che fanno la gara con i camion, con i quad, con le bici? No, in bici no. In bici no, raga. Ciao Loki, ciao liberatore! No! Porca loca! Questo qua è l'olio. Sono troppo veloci i tipi qua, eh! Ma come fanno quelli che giocano tanto a vincere sempre queste cavolo di partite? Non c'è vento qua di scappando loro. Questo è l'inizio della partita, era già lì. Questa qua è una mappa brutta. Sì, Però. infatti volevo provarlo, raga. Però loro, cioè, sono lupi e non ho che prendere. Ah, hai capito. Come mai succede questa cosa? Perché non scappano? Perché è 4%, c'è cioè un 4% di, per liberarsi. Infatti Questo 1% è uno perché lo fa. c'è scritto prova a fuggire, non fuggi. X! Avevi il barattolo. Non adesso, prima. Quando ti. Sì, Prima ma che non ti. entra nelle porte! Ma prima che ti attacca, tu devi fare X, così almeno scappi dal colpo. Adesso l'hai sprecato. Quindi posso curarmi Sì, fai. Aspetta, fai guarisciti prima. Questo qua non devi fare niente, non devi fare quei così. o no? Allora, tra tutti ha preso Marco Drums. Cattivo, cattivo zombie. Cattivo Adesso. Non mostro. è un altro. Aspetta, ferma, ferma, ferma. Adesso fai R2. R2, cliccalo. L1. Ok, adesso corri in giro. E poi tra 10 secondi ti curi. Fai salta, prova a fare salto. Ecco, sei Ok, curato. è giù. Quindi Ciao Sharder, amico mio! Ciao amici, grandissimi, grande Zane Boy. Sta facendo imparare al suo papino Papuozzo, che sarei io. no, non è messo. Adesso lui ti ha sentito, quindi sta venendo qua. Ma in realtà sta spendendo la pipa, no? L'ha appesa. Attento che lei si teletrasporta alla televisione, ce l'hai dietro. Vabbè, ma corre più veloce di me anche.
Come fa uno a scappare, scusa? Vai giù, vai giù, vai giù. Salvali. Bravo. Bravo, Trunks! Suo primo salvataggio. One primus salvataggio. Ok, adesso devi scappare perché hai fatto rumore. Ma porca loca. No, 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 lì. Tutti con... Senti, cucia male, ragazzi. Siamo tutti conciati malissimo. Tutti un po' smarrocchiati. Smarrocchiati. Cosa vuol dire molto specchito? Quello lì quando scappi, quando ti sta per dare il colpo, tu vedi che hai dietro di te con la luce rossa. Ciao, ragazzi. Tu clicchi morto stecchito, fai lo sprint e lui missa il colpo. Allora, la cosa che mi fa impazzire di questo gioco è quando ripari, si vuole un bucio di culo. Allora, vai, ma dai, ma ha fatto no, scappa. Ha scattato. Scappa. Ha scattato quando devo fare la cosa. Gioco buggato. Era live. Anche. Dici? Fermati qua. Fermati in un posto, nascosto. Lì nell'angolo. Dai, fermo. Ciao amici, ciao Kevin. Fai cura di sé, Qua c'hai anche ciao, i cosini, Qua c'hai i cosini. Ah. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Mega DBD. Ragazzi, questo mostro è terribile. È forte. Perché ci sta segando a tutti. Ciao Kevin! Io non sto guardando due schermi. Oh, scusa che ciupa! È il Gen. Chi è? Tuoi compagni, ti sei distratto. Hai fatto quello eccellente. Bravo. Ok, ti sei curato. Adesso devi curare i tuoi compagni. Non dai, lì, killer, stop! Occhio! Ma dai, ma levati dalle palle! Corri. Qui non usciremo mai, ragazzi. Questo se l'ha preso. Porca, mi distrago sempre! Tu si distrae. Sono morti in due. Dai! Sono rimasto solo io! Sei rimasto tu con il tuo compagno. No, perché torni dietro? Perché torni indietro? Non lo so, io voglio scappare dal killer. Non scappi se torni indietro. Questo è il punto. Muori se torni indietro. Cioè, quindi praticamente t'ha sentito io. Tantissimo. No, lo so. C'è anche l'altro compagno. Che è ferito. C'è un altro in giro? O c'è qualcuno appeso? Ce n'è un altro. Ma c'è qualcuno appeso qua? No, sono tutti e due morti, quelli appesi. Devi ancora imparare. Però ciao. Porca! Mi sono autoinfritto da solo una pugnalata. L'avete sentito, raga? Stock ha fatto. Vabbè, gratiti la pancia adesso. Me sgratos la pancia prima de morir. Guardo io il computer, tu guarda lì. Marco, non andare indietro. Infatti. Ma è difficile, Giulia, prende gli attimi di panico prendono. Sì, l'ho sentito. No, perché? Che cacchio! Kevin col gatto con gli occhiali. Quasi c'ero, Ti. Ok. Vai là. Dove c'è l'arma? Ok. Vai dritto qua. Dritto, non andare di lì. No, scappa. Ce l'hai dietro, corri. Via. Corri, che t'ha visto, ce l'hai dietro. Corri, tutto dritto. Dritto. Destra. Destra. Tutto sinistra. Dritto. No, vabbè, vai. Dritto. Destra. Buttati. Porca loca! Ma dai, ma mi hanno buttato, ma sei un balordo! No, perché vai di lì che lì c'è il blocco? Porca roba, che ne sono! Mi sbudella! Ti sbudello. Perché non fa nulla? Non lo so. Poi si muove senza muovere. Si muove senza muoversi i piedi. Ah no, adesso muove i piedi. È proprio un gioco sbudellato! Sbudellato. Quello lì è ancora ferito. Se no, due morti però, eh.
Due morti, tra poco anche te. A me mi ha buttato per terra e mi adesso ha lasciato... devi cercare aiuto. Ma dai. Lascia il tuo compagno, se fai in tempo no, non fai. Scemo unito, cosa fa adesso? Sta cercando il tuo compagno. No. Ti usa come esca per far venire il tuo compagno. Hai capito. Ecco, quello lì è l'aura gialla del tuo compagno. Adesso vediamo. Però è cascato nella trappola. Corri! Lì, la porta, sinistra. Grazie compagno. Corri a destra. La sopravvivenza del mondo. Fai X. Bravo, hai missato il colpo, però non guardare indietro. Porca loca! Perché hai guardato indietro? Non lo so. Non lo sai, cos'è che fai tu? Non lo so. Mi viene l'ansia quando c'ho un mostro dietro che mi vuole segare. Sì. Sbudellamento in corso. Sbudellio, 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 sto qua non mi sbudella. Io, sinceramente ragazzi, quando giocavo da mostro li sbudellavo subito, eh. Non stavo lì a fare come questo qua che scappa. Ne? Sì. Questo si può tirare la... così muore nei film, così muore nei film. Esatto. Aiuto. Così non si fa nei film. E così non si fa. Eh sì, non guarda dietro, è vero Kevin, però è abbastanza un casino. Ma che va avanti Andrea, vai avanti e indietro, amica, io vengo da te. Quindi se ti appende muori, perché sei già al secondo sì? gancio. Perché non mi appende sto scemonito? Perché vuole uccidere il tuo compagno. L'altra. Perché sa che è ferito, quindi. Che scappa qua. Grande compagno! Corri! Via! Perché? Non lo so! Hai sprecato l'unico perk buono che potevi utilizzare. Vabbè, sul momento. Scusa, non posso. Non puoi utilizzarlo. Altre volte, no. Ma come facciamo? Lo puoi utilizzare se vedi quel cuoricino là. Quello lì è la... è che tu adesso sei stanco. Sì. Quindi se corri non scende. Se tu ti fermi in un angolino oppure ti metti in un armadietto, scende e puoi fare morte stecchito. Ok. Devi ricordarmi che c'è quella ruota lì. Ricordati, non leggere i messaggi, li leggo io. Se poco poco stavo in un film horror ero già morto. Da mo' che ero morto. Ti sei distratto un'altra volta. Ce l'hai di... è lì. Ai, caramba. Fortuna che ti ha visto dopo. E Marco mi sa che farà una brutta fine ancora. Ancora. Secondo me ce l'abbiamo dietro. È di lì. È dall'altra parte. È andato. Perché continui a girare? Oh, Leo è mitico, hai ragione. Dice che sarà andato? Sì. Se no era già lì che ti fissava mentre eri atteso. Leo sei un mito. Grazie. Mi sono autopugnalato, ragazzi. Ecco, adesso il tuo compagno a terra. No! Appena lo appende, o tu trovi la botola, se muore, oppure trova te, ti manda a terra, ti fa il memento sbucci, oppure ti appende. È meglio non fare il genere, è meglio aspettare che il tuo compagno muoia e cercare la botola, se muore, sì. Ah, facciamo quello che dice Leo. Non ti girare, sì. Il mio compagno dov'è? Lo sta portando a un gancio, ecco, è appeso. Azzarola, perché è là. Lo vedo? È là. Di qua? In quel cerchio, esatto. Sì? No, è di là, dall'altra parte. O tu lo vai a salvare e ti sacrifichi, oppure lo fai morire e cerchi la botola. Ma la botola dov'è? La botola spawna in giro. Cioè, dovresti trovarla già chiusa in una parte. Io non ho trovato. Poi appena non hai visto tutta la mappa. Ecco, è morto. Ti sta lasciando la botola. Adesso la botola dovrebbe comparire. Adesso però si apre. Se tu ci entri, scappi e vinci. Se lui te la chiude, invece se lui te la chiude, si aprono i cancelli della via di fuga. E se fai in tempo ad aprirlo, tu scappi e vinci. Dai, dammi la mano, aiutami. Allora vai di qua. Dritto. Destra. Poi, lì. Aspetta. Di là. L'ho visto arrivare. Sinistra adesso, qua. Porta. Vai giù. Ah. No, torna indietro. Perché? Perché ho visto che era lì. Non di là, intendo. Vabbè, dovevi... Scappa! Ok, vai a piani sotto. Ok. Destra.
avanti. Sinistra. Eh no, è qui. Fermo, fermo. Non andare. Non t'ha visto. No, adesso t'ha visto. Scappa. Mi ha visto? Sì. Non t'ha non t'ha visto. Perfetto. Ok, vai di qua. No. Ok, di qua. Vediamo se c'è sta botola, raga. Sì, qua. Destra. Può essere anche fuori? Sì, può comparire dappertutto. Anche nel basement. Che lì è poco. Pochissime volte. O il killer ti sta facendo la finta che è già sulla botola, oppure stai facendo il giro il tondo. Penso che sto girando il tondo, raga. Sì, però sì. C'è un livello di ansia. Vai dritto. Ok, vai su, no, non puoi andare su. Destra. Sinistra. Vai dritto. No, quella lì non è una botola. C'è un televisore in una doccia, ragazzi. Sì, perché Samara al killer. Ok, vai dritto di là. Sei dietro. Ah! Ah! Perché? Cazzo! Si è messo giù come un scemonito. Ah! Perché? Sul muro. Perché l'hai fatto? Ma perché? Buttati. Ma perché? Buttati. Qui serviva il morto stecchito. Ricalpita. Qui serviva lo sprint. Dove la botola? Dove la botola? Botola mica mia! Ragazzi, ho provato, dai. Sono stato l'ultimo a morire, però, Sono stato già bravo. Beh, non si sa, forse fa il bravo e ti porta la botola, pure ti appena. No, no, ti vuole portare... No, ti stavo portando la botola, non so. Cos'è quello? Ok, corri! Corri, Forest! Non è che forse ti voleva portare la botola? Non lo so! Che cosa vuole quel ragazzo da me? So solo che è cattivo! E fai rutti perché è un bambino che fai rutti. Aspetta, non ti liberare stavolta. Vediamo, no! Vediamo se si porta la botola. Non penso però. No, infatti. No, muerto. Se, secondo me se non ti liberavi ti portava la botola. Dici? Sì. E perché mi portava la botola? Perché cioè, ho visto che aveva già passato tre ganci che dove ti poteva agganciare. Ma perché mi portava la botola? Per quale comportamentazione è? Questa qua? Non lo so. Forse ti voleva fare la finta, ti metteva lì davanti alla botola, poi te la chiudeva. Dai. Dai, 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 liberati, mi piace. Fammi una tua, amore mio. Ok. Perché... Killer. Vai, dai. Dobbiamo fare... Sono l'ultimo dei morti, ragazzi. Eroe morto. E dopo di questo diventiamo zombie. Zombie. Mangia cervelli. Guardate, raga. Zombie con gli occhiali. Ultimo dei morti. Non siamo sopravvissuti, ma siamo tutti morti. E io sono l'ultimo. Allora. È appagante, allora. Però per riuscire a. Per riuscire a vincere è tosta, eh? Allora. Per riuscire è tosta. Io come tuo padre uno zombie con gli occhiali. Lo zombie con gli occhiali. Cosa che facciamo? Tra spirito e legione. Decidete, spirito o legione. Dai, vai spirito, spirito. Legione, legione, 50. Voglio vedere uno che vince, mio amore. Vabbè. Voglio vincere una partita di live, no? Che poi dopo uno entra dentro e dice, ah, sono andato a vedere Marco Drums Games che gioca a DVD e non ne ha vinta niente. Mettiamo il memento sbucci. Metti quello che vuoi, basta che vinci. Sì, il memento sbucci, spirito. No, facciamo, no, facciamo questo. Giuri. Facciamo legione, legione poi perché spirito. Dobbiamo vincere. Poi spirito. Esatto, vai. Dobbiamo vincere. Giuri. Allora, aspetta. Almeno una. Memento sbucci, poi. Almeno una, Giuri. Dopo facciamo quell'altro che ti piace a te. Perché sinceramente se non ne vinciamo una Marco Drums Games non è felice e il drago si arrabbia. È un po' arrabbiato già il drago, eh? È un po' arrabbiato.
Fatti i cazzi tu, bravo, scusa. Bravo Lord. Molto carino però, eh. Modo carino. Molto carino. Oddio, oddio, vincere facile in questo gioco è una parolona, eh. Però... se vuoi vincere facile devi mettere il bemento sbucci rosso, questo qua. Vai, vai. L'ho messo. Bravo. Iniziamo. Allora, abbiamo Discordia, che ogni generatore che il sopravvissuto lo sta grattando, che gratta il generatore, noi vediamo che il generatore da bianco diventa giallo, e se è giallo significa che c'è un sopravvissuto che sta grattando il gen, capito? Sì. Poi li andiamo e facciamo ta! Poi barbecue e chili, ogni sopravvissuto che si cura lo vediamo. Ok. Invece vocazione di un'infermiera, questo qua è quello che si vede, che qua, che se qualcuno si cura si vede. Ah, ok, qua. Ok, ok. Invece barbecue chili. Allora, diciamo la verità, il mostro deve avere delle perk superiori perché è 1 contro 4, quindi vabbè, se no sarebbe impossibile. Barbecue vincere. E chili ti dà più punti e poi si vedono tutti i sopravvissuti quando, quando ne appendi uno. Poi abbiamo il Noed, che sì, quando si aprono il cancello, oppure lo cioè quando il cancello si può alimentare, quindi possono, sì, aprire la porta, noi abbiamo una maledizione, sì, che il nostro totem ci dà una potenza che ogni volta che tipo tu eri tu sei normale, aspetta, tu sei normale, se tu lo colpisci invece di mandarlo ferito lo mandi subito a terra. Subito a terra, certo, certo. Loki, si potrebbe fare quando facciamo quello anche con le webcam, quindi non so se giochiamo io, te, Lord, Andrea e Sharder. Breakfast dovrebbe, l'hanno regalato nel Plus, quindi si potrebbe fare tutti. E condividiamo anche le nostre webcam, allora diventa un po' più interessante secondo me. Troppo bello questo gioco. Sentite ancora l'audio, raga? Ha preso 6 metri di altezza in 6 metri. Io no la web. La puoi fare col cellulare, Loki. Scarichi l'applicazione Loki Channel. L'applicazione. No, non è neanche un'applicazione, Loki. È un è una pagina browser. Si chiama VDO Ninja. Ciao ragazzi! VDO Ninja. Subito. Te lo sto passando. Te l'ho passato, eh? Si chiama VDO Ninja, ragazzi. Basta che lo scaricate sul cellulare, condividete, mi passate il link della telecamera che usate Leo Channel. Che usate sul cellulare, e dal cellulare voi trasmettete e potete far parte della mia live. Se invece avete una webcam si fa da Discord. Ah, e Giulio, metti il canale Discord, amica mia. Aspetta che lo metto. Se volete iscrivervi, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, e se volete anche chiacchierare con noi, giocare, far tutto, vi passo il link di Discord. Memenza Mari! Andiamo a sbucciare. Dai, vinciamola, Leo, almeno una. Sì, se sbucciamo tutti, vinciamo. Anche il Discord, Giulio. Cioè, in realtà basta che li mandiamo il a terra. Discord è questo che ho messo io, Giulio. Allora, ragazzi, sto per andare a sbucciare delle persone, quindi... a sbucciare. Ci sono delle scene dove li ammazzo, quindi se non le volete vedere, allora vi dico, quando lo faccio voi lo girate il telefono così, lo mettete lì, oppure non guardate. Ma è proprio io, credo in te. Grande, oppure Rocky. E poi quando finisco ve lo dico così potete guardare. Se invece volete guardare, tu fai una cosa, tu vinci, poi se decendo lo sbudellio faccio presente io, dai, tu vinci, amo. voglio vincere una partita in 2 ore di lives. Deve, io voglio sbucciare. Allora, ragazzi, non so se vi capita anche a voi
che magari fate delle partite pazzesche, incredibili, assurde, Olivia, e poi quando andate in live fate schifo. Ci sono le e non se ne vince neanche una. E la Liga sempre con il mio amico Morris, che quando giochiamo senza la live facciamo paura, e invece quando poi siamo in live non se ne vince una. Eccolo, esatto, esatto. Eccolo. Dai, aiuto, troppo veloce sta visuale. No, troppo veloce. Oh, lì. Dai. Ali, vieni, cacchio, è troppo veloce sta visuale. Ciao amici di Twitch, ciao Ali, tu hai le capole? Coccolini. Sai che non è tanto bello, papà non riesce a vedere la TV quando fai così. A me invece faccio sentire la visuale male. Ecco. Chi è che sta toccando a Jen? No, l'albero. Non è una, eh? Oh, non è facile ammazzarmi. Dai, sono due a morte. Uno. Ok. Perché fa così lui? Mi fa vedere il sopravvissuto. Spiega di tutti, non siamo qui in giocare. No! No, oh, cosa succede? La frenesia è scaduta. Grande, grande? No, alla torre. Dai! Grande, grande, grande lui! Sì, lo so, vedo che... Noi facciamo tutti con la web, tranne a me. Poi non voglio mettere la faccia. Vabbè, quello non è un problema, se uno non vuole condividere, figure. Ah, bella, bella, il danno. Qua c'era qualcuno, ecco i graffi, i graffiti. Cioè, diciamone una, e quindi una l'hai ferito, giusto? Sì, uno è ferito, però non è può non è morto, cioè, si aveva appena curato. Questi qua rushano no, il nostro in prima persona non mi piace, è così. Sono... sei un po'... vai tranquillo Andrea, togli la manna. Eccolo, guarda che bella Giulia, la mia oggi, guarda che bella con il mio disco per lì. Dai mio amore, impegnati, ammazzali tutti, prendi, attacca, non scatta, hai visto che bello Giulia? Il danno al killer io non l'ho mai fatto da play. Allora non posso giocare col killer, sono tanti fatti, cazzo. Se comandi da play sono scomodi. Un patata, la mia patata. Ecco. Ciao! Ma perché l'altro lanciava prima? Adesso non posso lanciare. Dove è dietro la mazzola? È qui, è lì. Cos'è che lanciava prima? Quello lì è un altro killer, però non è che sono tutti uguali. Perché per me? Questo qua è un altro? È un altro! Sì. Eccoli! Ce ne due! No, ma dai, io sto guardando di là! Eccolo, Torcina Man, è lui, proprio lui. Sì. Vai, segalo questo qua. Vieni qui. Attaccalo, prendilo, fallo il murino, che è quello che rompe le spalle. Vai, perché è nero? Perché quando la frenesia finisce. E ti dà amore, non mettono una dieta. E uccidi dall'altra porta, era lì. Sta facendo il loop. Cosa vedi? Che fai giro tondo. Giro tondo. Casca al mondo. Eccola lì. Vai, cacchio. Ok. Dov'era la malla? Quelle gemme stanno toccando. Sono tutti vivi. Abbiamo fatto tutti i cosi, i generatori? Eh?
Cosa? Non ti ha fatto la tutti i generatori? No. Ecco. Graffi. Hello! Adesso ammazzane uno, attaccane uno. Un altro. Se riesci. Questo è trovare, se c'era un altro, vado a lottare e scrivi uno. No! Cosa? Quando? Vabbè, torcia man tutti. Torcia man. Ecco. Allora, poi quando gioco io contro gli altri c'è i killer che sono i più bravi del pianeta, no? Così infatti. Ah, lì dove va? Hello. What are you doing? Tu dai! No, mio. Vedi, così devi usarlo, morto stecchito. Vuoi fare il memento sbucci? Vai, ammazzalo. Non posso. Perché no? Non lo so. Ah, sì, lo so, perché devo prima appendere, se non mi sbaglio. Oppure adesso hanno fatto che si può fare solo alla fine. Non si può fare altro? Attento mica che vanno lì a farlo, Cioè, appendilo e ammazzalo. Tanto non stanno neanche facendo cose. No, l'hanno appena fatto. Sì. Mamma mia. Ecco. Ciao. Rushano sti qua, rushano. Non fa niente. Dai, usa morto stecchito. Usa. No, l'ho usato, ecco. Sì, no, guarda, io non ti dico la verità, non mi piace tanto. A parte il mostro che in prima persona mi manda un po' il cervello in pappa. Che vedi, cioè, ti prendono in giro anche. Cioè devi farlo, e là, e poi adesso va lì, adesso lo farà giro, lo tira giù. No. E poi bisogna. Ma arriverà sicuro che lo giuri. Eccola, vedi? Dov'è? Presa? Sì, l'ho presa. Infatti se n'è andata. Ecco. Ma se vai via a prendere l'altra, staccano quello lì. Che faccio il discorso. Poi c'è tutte ste robe. Troppo incasinato, Andrea. Cioè, i bancali e poi che diventa. Guarda che sto qua quasi morto, Ecco. Sì. Ah! Borrow time, Poi vedi, gli altri ci aveva preso in 2 secondi quando abbiamo fatto le partite noi e è morto subito. Vai. Poi questo non muore più. E perché non muore? Posso fare il memento sbucci? Vai. No, l'ho buttato giù. L'ho messo giù. Dov'è? Dici. No, sono libera. Cioè dai, che no, fai. Adesso posso fare il memento sbucci però. Vabbè, se non prendi questo deficiente che ti fa così. Fallo tutto così. Vieni, rotta bomba. Sta qua è una troppo stressante. Io davvero non ho quell'altro youtuber che avete detto nel nome prima, non riesco neanche a seguire così perché non voglio dire niente. Non voglio. Non capisco neanche, forse è peggio che andare in fonderia, per me, preferisco farmi 10 ore di metà meccanica che giocare per dopo tutto il giorno. Non so come faccio a divertirsi, sinceramente. Non è divertente, è solo una rottura di palle. Però probabilmente qualcuno piace. Una rottura di palle? Sì, no, dai, cioè. No, no. Non si riesce, dai, guarda, che roba. Cioè, va bene che bisogna anche essere bravi, ma non è morto nessuno, la partita di prima l'ha ammazzato tutti subito. Dipende da dai quali killer. Infatti. E mori. Grazie. Mi metto sbucci, non posso. Posso solo con David King. Se io prendo quello là. Subito e falla morire. Sì. Tanto non hanno attivato neanche un generatore, o sbaglio? No, ne hanno attivati 4. Quindi stanno scappando. Ne fanno un altro. E qual è lui? Guardalo. Quello. Stanno facendo. Lì da destra c'è uno, Dove? Dentro la casa. Non l'hai visto, era lì. No. Sì. Vista la non l'ho visto. Cioè, poi,
una mappa così grossa, 5 generatori, uno appende, adesso vanno a liberarlo per forza. Stanno scappando? Sì. Oh, dai, mi hai detto sbucci? Dai, dai, sbucci a sto cielo. Vai, vai. Oh, madonna, uno. Ok, vai. E attraverso... attraverso il gen. Sì, attraverso il carro non si vede niente. Bellissimo, buggato. Bravo. Vabbè, almeno l'abbiamo ucciso. Dai, uno è da. E gli altri stanno scappando? Sì. Però adesso ho il Noed. Si aprono il cancello al Noed. Ecco. Cosa credi di fare, signore? Guardalo, guardalo. L'hanno aperto? No. L'hanno staccato. Oh! Piace il mio Noedino? Ti lascio lì. Ecco, vedi? Dov'è il pesciolino Findus? Dov'è? Eccolo. Cosa volevi fare? Vieni qui. No? Ah, 4 su 4, easy win. Quindi? Prendili. Vinciamo. Prendili subito. Non si può prendere, eh? Vuoi prendere gli altri? Sì. Un attimo. Dov'è che sono? Eccola qua. Lei è qui. Il gancio è qui. 4%. Cosa? Ha fatto il 4%, si è liberato da solo. Vabbè, dai, raga. Cioè, è impossibile praticamente. È impossibile liberarsi. Lui si libera. Capito? Cosa credevi fare? Cioè, incredibile, no. Raga. Lui si mette qui. Comandi sbaggatissimi. Raccogli, bene. Grazie, mamma. Mementino sbucci. C'è il 4% per liberarci, raga. Sì. Lui ce l'ha fatta, eh. Esatto. Incredibile. Resta lì. Adesso manca l'ultimo per l'ultimo. Terra. Eccolo, eccolo là. All'uscita, all'uscita. Cosa credi di fare? No, non è qui. Bene. Dove si sarà nascosto? Dai, eccolo. Si nascondono anche, come se poi c'è qualcosa... La cosa difficile è che quando si divincolano, vedi che vai un po' a destra e a sinistra. No, sta qua si libera. Sì. No. Sì. Sì. Allora, un altro è morto, eh. E chi? Bravo, spreca. Bravissimo! Bravissima. Campione, grande, proprio, grande. Guarda. Prendilo, prendilo. Sì, sì, distruggo questo così mi dai punti. Campione proprio. Allora, due morti. Ah. Nemi è morta, giusto? Sono morti tutti. Oh, partita vinta. Sì, dai. Sì. Sicuro? Sì. Se lei non si può liberare perché è già al secondo stadio, quello non sta morendo. Guarda. Allora, vediamo. Ecco, è morto. Ok, vai, vai, vai a prendere l'ultimo. No, questo qua è l'ultimo. Questo qua è l'ultimo. Come? Guarda, tutti e quattro morti. Grande! Killer spietato. Sì! Sì, la cucciola l'ho comprato io qui, vedo di 13. Kevin. Bella! Grande Leo! Pure il Pip ci sta, yeah. Oh, questo mi piace quando si vince la 33.000 partita. Punti 33.000, è stato bravissimo Zane Boy, sì. Anche se allora, devo dire la verità, gioca come l'altro, però mi tira scemo la vista. Sì, da killer. Allora ho vinto con medikit rotto, due torce, poi cioè non è rotto, però medikit, due torce e una cassetta. Casa ce lo meritiamo. Stava... Vai. Ce lo meritiamo. Dun dun. Grande Leo. Ta 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 dan. Dun. Ta 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 dan. Ta 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 dan. Pettine verde. Ta 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 dan. Tan 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 tan. Tan tan. Abbiamo vinto, eh? C'era qualcosa che dovevo sentire su WhatsApp, penso, raga? Allora, come cosa non ci giochiamo adesso? Perché sinceramente mi fa vedere da sboccare l'anima, eh? Giochiamo facciamo sopravvissuto, sì. Sennò vediamo se riusciamo a vincerne una, dai, sarebbe fighissimo.
Ah, poi se vuoi puoi fare le partite personalizzate con gli iscritti. Sì, possiamo fare partite con gli iscritti. Gli iscritti. Io muoio, io non so tanto. Se vuoi c'è il crossplay, possiamo giocare insieme. Oli! Dov'è? C'è Giulia che ti chiama, Oli! Lali! Olli e Giulia che ti chiama, Olli? 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 Grande, Olli, grande Giulia. Allora. Stiamo a vedere chi muore. Allora, però è complicato DBD, eh? Sì. Did by did live. Did by did. Aia. Sì, è un po' complicato come tipologia di gioco. Mi sono fatto, ma... Allora, Breakfast non ce lo guarda nessuno. Bene. DBD sono in 33.300 che lo stanno guardando. Minecraft? Giocare in privato è più divertente. Minecraft? Sì, oddio. Sì, eh? Minecraft quanti? Minecraft 35.000, se la giocano? Minecraft. Allora. Evil Dead 300. Beh, poi se volete possiamo fare le partite personalizzate. 58.000 in Apex. Vabbè. Fortnite 91, Apex se la gioca con Fortnite, Sì, ma Fortnite. Tanta roba, eh. E Fortnite è molto bello. 121 GTA. 32. 121 GTA se li poppa tutti, eh. GTA, ragazzi, è il gioco più visto, eh. Mamma mia. Dobbiamo fare un po' di GTA. Io GTA lo detesto. Ecco, te lo stavo dicendo. Dobbiamo fare un po' di GTA insieme. Io GTA lo detesto. Bellissimo proprio. Proviamo a farlo, dai. Posso dire. Raga, dobbiamo fare un po' di GTA insieme, io GTA lo detesto, bellissimo. Lo detesto. Dai, vai dall'altra parte e fai pronto, mo. Se sì, la gente sì. Non mi interessa vedere questa roba. No, come lo detesti? Dai. È perché ci hanno giocato troppo, Sharder. Ci hanno fatto mille milioni. Dai, Sharder, giochiamo insieme. GTA Online. Sharderino? Io ci sto. Dai, gioco io con te allora. Dai ragazzi, sprontate! E perché non tengo il plus attivo? Se no ci giocavo ancora di più. E che cavolino! Amico mio! Cavolino di Bruxelles. Mio caro cavolino di Bruxelles. Dopo raga. Forte Leo, sì. Online è una palla mortale. GTA Online è una palla mortale. Lo so Andrea, però funziona di brutto. Ok, adesso sono un fattorino della pizza, guarda. Bello. Io unisco... Ok, perché non so quant'è la lobby. Ci facciamo qualche bella giocata. Su cosa? Se non viene, mi dissocio. Collega, hai sentito? Se non viene, mi dissocio. Ma chi viene? Chi deve venire? Ciao amici e amiche. Però il discorso... Vai bello, ci sono 30 persone nella sessione. 30? Bello, si può. Quello che non capisco, ragazzi, è perché non mi ha messo nella... Nella lista DVD. Cioè, voi vedete che sto giocando a DVD? Sì. Sì. Beh, lì c'è... Sotto no, vedi? Games più demo. Invece quando gioco Gran Turismo aspetta, mi mette la copertina. Però aspetta. Anche lì c'è la copertina però. No, però mi sa che lo mette dopo che hai finito la live poi. Qui penso. Però c'è la copertina sul computer. Ma penso che te lo mette dopo la live, la copertina del gioco. Poi se vai lì ti apre la sezione di tutte le live. Tutte le live con DVD. No. Ok, lo farò l'abbonamento per me. Grande Giulia. Adesso sai che a fine mese c'è l'abbonamento quello nuovo, Giulia? È l'infermiera. Shish.
cielo dietro. Un sacco di giapponesi, eh? Vedo che stanno streamando. Via. Io scappo. No! Sì, sì! Infermiera, stanno cambiando gli abbonamenti, Lord! Ci sarà minimal, no aspetta, si chiama premium. Ci sono tre tipi di abbonamento adesso. Cioè, ci sarà quello che più o meno che unisce il now al plus. E poi ci sarà quello base. E quello che ti fa provare anche i giochi nuovi, 2 ore ogni gioco nuovo che esce superiore ai 30 euro. Te lo fa provare per 2 ore. E quello intendevo. Sì, non avevo capito la Giulia che ha detto il plus per giocare insieme a Sharder, a tutti, a Loki. Andrea non credo che gli piaccia, quindi penso che Andrea non giocherà al GTA, però a qualsiasi altro gioco. E poi tra l'altro, se fai quello non base ma quello un po' di più, ci sono anche tipo 400-500 giochi già inclusi, e si paga una volta l'anno o al mese, quindi direi che non è niente male. No, beh, l'abbonamento per me, ragazzi, è scontato come lo dovete fare. Grande supporto. Supporto, grazie. Grazie, amici miei, un po' di supporto. Supporto. Però qui le magliette come le faccio, ragazzi? Le magliette, ragazzi, costano un botto. Sono fuori di prezzo. Devo trovare qualche sito, qualcosa tipo che le fa in Sud Corea o in Bangladesh o roba del genere. Non perché non è giusto pagare per farle, ma hanno prezzi veramente assurdi. Sopra io la donna tantissimo. Ma questo perché è andato via che c'era il generatore? Poi di fatto che tu sei di qua. Perché c'era il killer? No, è il killer, perché è andato via? Ma perché c'era l'altro? Senti, ha suonato. Avrai l'abbonamento per venire con me. Avrai l'abbonamento per venire con me. Grande! Sopporterò soprattutto. Ah! Allora, oggi è una giornata nuova, raga. Cassetta viola, bene. Quindi si rifà in fretta? Sì. Ah, vai. Oggi con la Serbi Kaloski Strike. L'infermiera si teletrasporta. E dietro, scappa. Ouch. La loca. Adesso che abbiamo la cassetta. Vai via. Si teletrasporta dove? Ma si è teletrasportato dietro di me, solo che mi ha messato. Esatto, bisogna fruttare il finanziamento. Il... esatto, amica mia. Vai tranquilla. Marco Drums è come le tasse, c'è sempre. Che senso? Facciamo stare di pagare le tasse, raga, perché mi è arrivata una botta, quindi non facciamo proprio perdere il discorso. Ma in che senso che ci sei come le tasse? Le tasse ci sono sempre, no? Qualsiasi roba tu fai, le tasse vanno pagate. E io ci sono, in live ci sono sempre. Sì, ma se le paghi poi dopo non ci sono più per 10 anni? No. Impossibile. Esatto. Esatto, amico mio, mi è arrivata una sberla, mi è arrivata, lasciamo perdere, va? Ti è arrivato un bancale. Come questo bancale qua che ho davanti. Ok, bravo. Questo è tornando. Questo qua è già fatto. Anche questo, vedi? Lì con la luce così sono già fatto. Ah, quando c'è la luce sono fatto. Infatti me ne manca solo uno. No. E vince lui. Dai. Non gioiamo troppo in fretta, perché ti ricordo che tu prima hai vinto la prima, quando erano tutti attivi. Come morto. Sì, perché avevo il Noed. Vabbè, quello che è. Ecco. Detto dietro. Eh sì, le tasse sono la morte. Attento, non ti ha visto. Infatti vado dall'altra uscita di là. Leo te lo spiega la zia, le tasse sono la morte. Le tasse sono la morte. Eh sì. La tasse, cioè le tasse sono come la partita vinta di prima. Sacco di soldi. Come la partita vinta di prima. Esatto. Che li ho uccisi tutti. Esatto. Ma poi fai a vedere dietro, non riesci a vedere. Così. E questo ti sta facendo aprire senza... Se apri la porta e vai subito, Se voglio vincere il live. David. Ciao David. Via, senza ti beggare, senza far correre strada.
Anzi, se vuoi ti bag adesso. Tanto lì sei, hai finito, eh? Ma sì. Girati però. Gira la visuale. Non puoi vederla. Ah, vai, 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 vai. Così. Che cos'è quella barra gialla? È il timer. Vai, 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 vattene, va. Sono tutti usciti? 0 su 4. Tutti usciti? 0 su 4. Grandi! Metti la live. Così ti voglio. Metti la live. Così ti voglio, grande. 0 su 4, easy win. No, ne ho fatto solo uno. Così! Cioè. Eh? Ne ho fatto solo uno di gemme, che abbiamo la sfida. Ah. Che dobbiamo fare tre. Oggetto grande. Tenuto cassetta. Oh, non ce l'avevi prima? No. Cioè, no, ce l'avevo già, però visto che l'ho presa dalla partita e ho vinto, me la dà. E c'è per sempre? Sì, me la porto a casa. Ah, siamo usciti con la cassetta, ragazzi. Sì, abbiamo rubato la cassetta. Te l'ha mandata io la bolletta. Ah, ecco perché è arrivata alta, Sharder. Grazie, grazie. Sei stato tu. Mio figlio poteva morire con quella bolletta. No. Vittorio. Non io. Scherzo. Allora, amore, allora, lo vuoi l'abbonamento, te lo regalo io. Certo che devi farglielo l'abbonamento, amica mia. Yeah. Dai, dai che abbiamo vinto. E vai di seconda, e vai di seconda, e vai di seconda che abbiamo vinto, vai di seconda che abbiamo vinto. Allora, dai, mettiamo... fai subito un'altra che poi smettiamo. 3, 5. Facciamo la mappa con il fieno. Dai, Giulio. Anzi, con il grano, non dai, col grano, col grano. Dobbiamo vincere un'altra, amore. L'osso del cane. Bravo, è bravissimo, Leo. Grande, grande, grande. Aspetta, ragazzi, questo seguiteci qua? Sul canale, grandissimo Zane Boy, DVD, Marco Drums, Gran Turismo 7, Formula 1 2021, Formula 1 2022, tra poco, tra pochissimo. Poi portiamo Warzone col mitico Morris, porteremo Breakfast con Loki, Sharder Design, sempre che giocano con me. Porteremo un sacco di novità al canale, un sacco di robe fichissime. E parlate con tutti i vostri amici, allarghiamo un po' la platea dei vostri amici e delle live e della gente che è dentro contemporaneamente, ragazzi. Ho messo l'osso della falange di Macmillan. Ok. Quindi noi andiamo nella mappa di Macmillan. Noia, noia, noiissima. Noia, noia, gioca amore, gioca e vinci amore. Vedi questa qua, non ce l'avevamo, solo, vedi? No, non ce l'avevamo. Sì, però avevamo questa qua di Alex. E quindi? Era uguale. Sì, solo che aveva 20, questa qua 24 cariche, questa qua 16, quindi ce n'è di più questa. Ma sì, sono consumabili? Esatto. Eh? Si consumano. Se la consumi tutta, se la lasci per terra non ce l'hai più. Se invece la consumi tutta, però te la tieni e scappi, te la riempie, quindi puoi ancora usarla, però te la lascia. Cioè, te la tieni. Che bordello. Ecco, questa qua. È l'ossicino del cane. Poi ci sono tutti i flan. Che sono dolci. Sì. Ciao ragazzi, abbiamo appena vinto due partite in DBD. Dovevate arrivare un pelino prima. Solo che non sono commestibile. Perché ci sono occhi e dita. Grande Sharder, grande Giulia. Ciao amici di Twitch. Dai che vinciamo un'altra. Ci stanno guardando in tanti. Ciao ragazzi, dalla manina. Dal piede. Lui in piede. No, piedino. Piedino. Pettiniamoci, amò. Dobbiamo sempre ammazzare i mostri e scappare dai mostri belli pettinati, eh? L'importante è essere bello. Sì. Tu mi devi aiutare a fare una cosa. Giulia, non fare i botti. Ti posso aiutare, perché se cominci a farmi i botti, penso che sarà quasi impossibile, amica mia. Quando devi fare i botti, vai a farti un giro. Non ce l'hai la cassetta adesso, eh? No. È la legione. Ah, uno l'ha già preso. È la legione. È quello lì che avevo prima. Due li ha presi, raga. Ah, ok. E cosa ti devo aiutare? Devi scrivermelo, perché sai che non capisco. Credevo a farti sposare da Lord. Non era quello, Giulio.
Adesso è cambiato, c'è anche altre cose che no, io non so. Intanto sto... è quello, eh. Tu non mi devi fare tanti botti però, perché se no poi il mitico Lord dice no. Ciao amici. E allora, aveva capito giusto. Dai, 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 in due, vai. Porco, mi sono distratto. Mi sono distratto. Mi dissocio. Aia. Mi sono distratto da questa persona. Sta venendo? Penso. Sì. Ah, proprio viene a noi a rompere. Vabbò. Mamma mia, quanto sangue che c'era. Quanto succo di pomodoro. Vabbè. Succo di pomodoro. Salsa di pomodoro. Fortuna che abbiamo cura di sé, ci possiamo curare. Proviamo? Sì, sì. Ce l'abbiamo all'uno, però ci cura lo stesso. Lord ha abbandonato il gruppo, come mai? E curati. Se vedrass tante S permettono un po' più bene. No! Lui... È verdagi, no. Lord. Ci ha messo il timer per... Vedi quel coso là con il più della cura, sì, con sì, il divieto? Eccolo lì, fin quando non scade non ci possiamo curare. Mamma mia, quanta roba che abbiamo lì. Queste sono tutte cose contro di noi? Sì, quelle rosse sono contro di noi. Invece quelle là, sotto cura di sé, vedi quello, sì, quello sì. Là? Quelle lì sono con. Ci sono rosse contro, invece ci sono azzurre o... Azzurre sono... Ok, uno è andato. Poi ovviamente come tutti i giochi ragazzi, come Call of Duty che c'è l'arma più sgravata rispetto ad altre, c'è il... Bene, aspetta, mi curo. Come si dice, c'è... No, no, regaglielo prima, Giuli. Prima. Questi li ha segati tutti, eh? Tranne uno. Ma quella è perché c'è tipo la... perché sono feriti, giusto? Sì. Non sono morti. Invece sono a terra... No, l'ultimo è dentro nella pinza. Quello lì è l'ossessione del killer. Quindi c'è il bersaglio. Poi quando vedi che si muovono significa che lo sta seguendo. Yeah. Porca, non l'avevi sentito? No. Perché c'è il volume basso. Poi inclusi le cuffie. Bisogna usare le cuffie per questi giochi, raga. Ma lì c'è un tizio. Dove? Lì sotto la finestra. Sono passato sopra. Guarisciamoci. Ma quel Wagner è preso dentro nella cosa? Che? L'ha preso l'ultimo. Chi? L'ha preso nelle pinze. Quello lì non sono pinze. Attenzione, scappa. Quello lì è l'entità. Ah, ok. Cioè si chiama così. Sì, troppe cose lo sappiamo tutti in un giorno. Se sei l'ossessione ti dà più punti. Okay. Punti. Punto esclamativo. Non so. Punto esclamativo io merch. Lo regalo loro perché io ho un cuore, secondo me ho un cuore. Beh, se non ce l'avevi eri morta. O eri zombie. Quindi ci sta. Grande Giulia! Ti voglio bene quando fai così che regali gli abbonamenti agli altri, amica mia. Sia al mio canale che anche al mitico Lord, un bel plus. Ci sta. Se non avevi il cuore eravamo un po' fregati, eh. O avevo un follower zombie, oppure erano cazzi. In che senso follower zombie? E dici, io ho un cuore, nel senso che è buona, no? Sì. Che regala, detto, se non avevi il cuore erano cazzi perché eri zombie. Ma di solito è il cervello. No. Ma è il cuore o il cervello? Non c'è più zombie. Cuore i zombie, eh. C'hanno un cervello che ragiona ancora e fa muovere e mangiare. Il cervello ce l'hanno, è il cuore che non hanno più, tutto il resto, che non pompa più sangue, diventano putrefatti. Okay. Perché infatti si ammazza, qualsiasi parte non gli fanno niente, se invece gli pugnali al cervello oppure spacchi il cervello smettono di fare gli zombie. Quindi diventano ancora più zombie. Diventano morti. Via, 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 via a destra.
Scappa. Bravissimo. L'hai visto? Sì. Mi stavo curando. Questa è accesa, ma? Sì, questo qua funziona. Ne mancano due. Oh, che sia la terza che vinciamo, eh? Dai. No, la quarta. Sta. Se è la quarta che vinciamo, la terza, ragazzi, è quella di prima. Qua la live, perché finire con una vittoria è il top, eh? Aspetta, noi abbiamo vinto quella da kill. Tre. Quella di prima. E questa di adesso se la vinci. Questa qua se la vinciamo. Le prime due o tre, niente. Cosa fa? Si nasconde. Sta curando. No, si era nascosto. Lord, trattala bene per l'abbonamento. Esatto. Dai, che così Lord c'hai un sacco di giochi anche. E là. Adesso glielo dico a Giulio. Devi fare quello in mezzo, Giulio. Perché ci saranno tre mezzo. Abbonamenti, ci sarà il base che è come questo, quello in mezzo che ti dà la possibilità di giocare a 400 giochi, che sono quelli del Now inclusi, in più c'è un abbonamento premium che è quello che... Ciao Shard, ciao amico mio, stasera Gran Turismo, eh? E poi c'è quello più figo che è quello che ti fa provare i giochi per 2 ore. Che è il terzo. Sì. Che è il premium, il top. Eccolo là. Invece il secondo te li fa giocare sempre. Il secondo non puoi provare i giochi, e però hai 200 o 300 giochi a disposizione che puoi usare quando vuoi. Ah, quindi tipo come se te li regalano. Finché paghi l'abbonamento, sì. C'era l'altro generatore, se volevi. No, perché c'è chi lo fa. No, al 26. Dal 26 puoi fare nuovi abbonamenti. Vieni giù. Scappa là dentro. Non stare mai vicino a me. Porca, questo è da zero. Ma una volta attaccato non si possono più. Non possono rompere il killer, eh? No. Fin quando lo toccano i sopravvissuti, no. È vicino. Guardo quel gancio. Perché non ho messo il palloncino? Perché è il sesto anniversario. Ah. Non te l'avevo mai prima. Non te l'avevo. È distante da qua? Sì, è distante. Ma non te l'avevo detto. C'era il sesto anniversario. Sì, ma non l'avevo visto, ah. Io gioco dal quarto anniversario. Beh, l'account qui è quello che ho. No, aspetta, io gioco. Sì, io gioco dal terzo anniversario ed ero andato da mia. Okay, io. Ti devo fare l'abbonamento verso il 26. Sì, dal 26 io sono con i nuovi, vedi? Ah, dai. No. Aspetta. Io gioco dal terzo anniversario. Mm-hmm. Però. Sono andato da mia cugina a giocare con a Dead by Daylight con la mia Xbox. Ti ricordi che l'avevo portata, no? Al quarto anniversario. Scappare? Sì. Scappa, ma dov'è che è? Non lo so. Okay. L'ho visto prima, solo che c'era il killer di là. È qui! Ecco, vedi? È là. Che cosa? Là davanti, l'uscita. No, davvero? Stiamo per vincere. Però lei è morto, aspetta, addio. Aspetta, fuori. Fuori! Vai! Vittoria! Ogni vittoria va festeggiata. Vai, andiamo. No, mi devi dare quello. Quello senza cosino. È uguale. Vabbè, ma così non ti fai male. È uguale. E siamo a 3 victory. Victory Flower. Sono le 5, ce ne facciamo un'altra rischiando di perdere o facciamo un altro killer? Facciamo spirito? No, spirito si vince? Sì. Guarda che spirito è tra i killer più forti del gioco, eh. Dai, allora ragazzi, facciamo spirito, il killer, e se vinciamo o non vinciamo non fa nulla. E poi ci salutiamo, facciamo l'ultimo killer, dai. One killer, one more. Che senso one killer one killer one more creare un impero, nuovo obiettivo,
crea un impero. Ta, lo smetti ta. Per 500 ore. Bella lì, raga. Ta, 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 ta. Hai creato un impero. Sì. Abbiamo trasmettuto per... Trasmettuto. Trasmettuto. Ore. Hashtag trasmettuto. Hashtag trasmettuto. Anzi, 800 no. ore. Facciamo così. Decidete. Forte, no, 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 dai, vai tu uno forte, mo. Perché poi scelgono quello lì che c'è uno che fa cagare. Chi? Uno, Freddy Krueger. Non c'era un altro. Krueger Freddy. Quello lì a 38? Lo conosci? Sì, lo spettro. Campana. Forte? No? Non tanto. Allora usa quello lì forte. Trasmettuto, abbiamo trasmettuto 500 ore. 500 ore. Allora. Ciao amici, l'ultima partita di BD. Se vi piace il DVD e i giochi horror, seguite Marco Drums Games Channel, ragazzi, iscrivetevi, che dobbiamo arrivare a 600 abbonati entro fine mese. Dai, 600 follower, magari abbonati. Tra l'altro è pure scaduto un abbonamento, c'è cioè un abbonamento in meno oggi, sono un po' triste. Ciao amici, abbiamo appena trasmettuto 500 ore di live di Twitch. Chiaramente si può inventare Memento Sbucci. Tutto quello che si vuole sul canale di Marco D'Angelo. Spirit Fury. Dai, metti roba forte. Sì, ho messo il memento. Non è quella viola, scusami. Non serve. Ho messo Memento Sbucci, roba rotta, Spirit Fury e la stessa roba vai, di prima. E Noed. Bravo. Dai che partiamo. Ultima giocata della giornata. Qua, tre vittorie grazie al grande Leo. Adesso 4 forse. Questo è il mostro. Io non vedrò molto la televisione perché il mostro mi tira un po' scemo. Quindi guarderò un po' il cellulare. Guarda il cellulare. Intanto c'è Tepig senza orecchie. Ciao. Ah. No, così però. Ciao Andrea, buona serata, grazie di tutto e ci vediamo stasera a Gran Turismo. Ti aspetto amico mio. Grande. Sì, anche noi adesso facciamo l'ultima e poi ce ne andiamo. Io tra l'altro adesso voglio fare dei video qualcosa. Grande Loki. Prendiamo il bonsai. Oh, partita. È partita. Cioè in realtà si è creata la lobby. Adesso sta partendo. Dai, ultimissima partita e poi si chiude. È stato un piacere gigantesco giocare del Bayonetta con voi, raga. Sì. Poi se vi piace lo portiamo anche un'altra volta, no? Sì. Fai video o un'altra live? Quando? Nell'altro gioco. Prossima volta. Dell'altro gioco? No, video perché sto sbarellando un po'. Ok. Poi stasera arriva Carla. Gran Turismo, stasera arriva la mamma, arriva Carla. Sì. La grandissima. Con il mio libro. Con il tuo libro, un tuo bel regalino. Sì. Se volete vi dico che regalino mi hanno fatto. E lo usate io. No, io lo dico io. Vai. Lo spiego meglio. Spiega. Mi hanno comprato un libricino. In francese, così lo imparo bene. In francese. In François. E
È un libro di cioè, fatto per tipo una guida di Minecraft per costruire delle case, delle ville o delle cose divertenti oppure dei meccanismi da fare in un mondo di Minecraft. E ha l'immagine davvero carina, è per questo che la metterò come foto profilo. Foto profilo. Vero, una figata. Perché sta visuale? Mi dissocio. La visuale dal basso. È sbagliata. Oh mio Dio. Io con questa visuale, raga, non potrei mai fare il mostro a DBD. Dovevo mettermi quello in terza persona. Ah no, è vero che devo tenere premuto per l'invisibilità. Questo qua diventa invisibile però. E ha lo sprint. Eccoli, eccoli. Provano a fare il gen, ma non ce la fa. Non c'è, famo. Non ce la fa me. Guarda qua. Oh, ho visto, eh. Sprecato. Bravissimo, sei fantastico. Un campione! Eccolo. Invisibilità dinamica. Qua devo guardare i grafi perché quando diventi invisibile non li vedi più i sopravvissuti. Ok, ciao amica mia, ci vediamo dopo, eh? Ciao 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 ciao, ci vediamo stasera. Ciao 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 a tutti. Ok, ciao ciao, grazie di tutto, eh? Dai che dopo vengo anch'io dalla vostra. Ciao 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 ciao. Ciao Lord, ciao Julie. È proprio l'ultima, l'ultima. Potevamo anche non farla, ma almeno facciamo l'ultima con un altro mostriciattolo e poi ci salutiamo. Eccolo. Guarda. Colpiti entrambi. Entrambi? Sì. Vedi che è forte. Una da destra e l'altra sinistra. Qua. Oh. Ne ha fatto uno? No, però qua qualcuno ha salito. Ecco. Vedi quando salti la finestra velocemente? Fa l'esplosione. L'esplosione. Aia. Ti bega, io ti ammazzo. Fatti bel gatto. Quello verde che non vuol dire che stanno facendo? Cosa? Vai, mi faccio vedere, adesso fa cadere il foglio. Bravissimo. Campione. Ah no, quello lì è Spirit Fury. Che quando mi tirano un bancale, tipo adesso io spacco il quarto bancale, vedi che si è attivato. Adesso se mi tirano un bancale, se Spacchi si tutto. distrugge, si distrugge Ah. immediatamente, io posso ucciderlo. È là. Questo qua spreca il bancali. No, no, perché me lo deve tirare addosso. Ah. Se lo tira prima non lo distruggo. A terra. Ciao ragazzi! Dal sedere ti prendo. No. Immediatamente teletrasportati. Guardalo. Curatevi.
E tu resti qui. Mi sta indo? Eh? Cos'era quell'insta heal? L'ho fatto immediatamente, eh sì. Ah sì, insta heal. Ecco. Cosa devi fare? Spirito. Discordia non mi sta aiutando. Non fanno i gen. Ah, ecco, lo sta facendo. Scappata. Sì. Ecco. Bravi, curatevi, curatevi. Perfetto. Lo rimane a terra. Adesso penso a voi anche. Ah, ti begga. Ti begga un'altra volta che ti apro la budella. Guarda, ti faccio un memento sbucci. Vai, vai, vai. Vai, memento sbucci, guardiamolo bene. Cura. Vai. Perfetto. Vai, non è andato. Oh. Il modo che non è andato. Non lo so. Però penso di sapere. Eccole là. Stanno già curando, perdono tempo, perfetto. Sta andando tutto. Mi piace, anche l'ho pensato. Bene, 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 raga. E poi questo memento sbucci infierisce sul cadavere. Poveri. Sì. Eccolo. Ma buonasera. Buonasera, poveri. Non ci arrivo mai nella vita. Stavo bambuso. È andato però. Sì. Aspetta, aspetta. È andato qua. Quello lì, quello lì. Lo spirito, anche se è lento, è forte. Sì. Tirami addosso il pallet. Tirami addosso il pallet. No, se ne va. Scappa. Scappini, scappone. Vedi? Anche se è lontano, tu lo raggiungi. Mm. Perché il killer è sempre più veloce. Bravo, bloccalo, body bloccalo. Però puoi ammazzarne solo uno, eh? Cosa? Va, non l'ha preso. No, perché era fuori dal raggio. Però lui ha sprecato morto stecchito. Che io non sapevo che aveva morto stecchito. Preso? Sì. Oh.
Memento stecchino. No, non si può. Sto mettendo nell'angolino. No. Loro perdono tempo a curarsi. Perfetto! Fantastico, campione! Bravo! Bravissimo! Ma che campione! Fa? Meglio, meglio, mo. Che campione! Vuoi andare a salvare? Ok. Come vuoi. Dietro, dietro. Vai qui. Sai anche loro cosa fanno i giri. Io sono un maestro a luppare. Ah. Dov'è Dwight? Hey Dwight. Fantastico. Ma ci puoi tirare su da terra? Chi? Solo se hai un perk. Però no. Solo se hai un perk da. Un perk preciso. Qua ci sono due ganci vicini. Li posso appendere entrambi insieme. Li posso appendere insieme. Ah. Ganci baby king. Uno tu, morto. Tu lo uno senti qua? Sì, tu lo senti i coriandolini che. Sì. Tu li senti i coriandoli poi quando li appendi? Sì. Ciao ragazzi, benvenuti. Sta partita fa sudare, eh? Che poi adesso sto qua posso fare il memento sbucci anche a quello. Dai, fallo. Già rotto. No, no, io ho Spirit Fury, eh. Spirit Fury ti distrugge il bancale immediatamente. Ah! Vai, fallo qui. Si riesce a farlo? Sì. Ok, bravissimo. Oh. E vai. Ok, adesso ce n'è uno e un altro che è sanguinoso. Sanguinoso. Là c'è un'uscita, quindi andiamo lì a controllare. Come ho fatto? Eh? Ho fatto fare l'uscita. Hanno attivato tutti i generatori? Sì. Eh? Sì. Però, però sono due morti, eh. Eccolo. Ehi, tu! Ce l'ha fatta. Beh sì. Ce l'ha fatta. Però guarda che due kill sono tanti. Bravissimo, eh? Sì. Era quella che avevi tirato giù e avevi appeso quello lì. Sì. L'altro deve forza venire di qua? Sì, o viene di qua o apre l'altra uscita. O trova la botola. Troppe vie di uscita. Se no, se scade il timer lui muore. Però 2 conta anche come diciamo fa. Vabbè, ho tanto, eh. Vabbè, ho 2 kill. Un evento sbucci. Diciamo che la modalità dello zombie mi fa un po'. Si è finito, è andato di lì. Dato? Sì, è andato. È andato via? È andato. Vabbè, almeno killer. Oh, dai. 2 kill, oh, dai. Bravo. Contiamola come vinta? Sì, dai. Va bene. 4 vittorie vinte. Ok, ragazzi, allora io vi saluto, dai. Vi ringrazio. DVD, ringraziamo il nostro amico Zaneboy. Mi stai vedendo qua. Scusa. Ci vediamo alla prossima di DVD. Insieme al mitico Zaneboy. Sì. Ciao, grande. Cugnetto. Ciao mitici, ciao amici, alla prossima con Marco Drums Games Channel, DVD e tanti altri giochi. Vi aspetto stasera alle ore 21 con 21 e rotti perché forse ritarda il volo di mia moglie e quindi devo andare a prenderla con Gran Turismo 7. Ciao, 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 ciao. Ciao mitici, è stato bello giocare a Dead by Daylight.